Marianne Wolf è una neuroscienziata di fama mondiale, è una studiosa della lettura e della sua azione sul cervello. È americana, dell'indiana, fa parte della Pontificia Accademia delle Scienze e la casa editrice Vite e Pensiero la segue da molti anni. Ora, come mai una laureata in letteratura inglese, un'amante della narrativa e della poesia, è diventata una neuroscienziata? <ride> Non ho mai potuto scegliere poetry, tra la scienza e la poesia, tra la scienza It's e la letteratura. Uh, diciamo che sono due amori, the, no? C'è uh, uh, l'aspetto uh, uh, letterario, spirituale, filosofico, e una parte di me, il desiderio per la scienza e quello che può the darci the uh, per conoscere meglio the le the prossime generazioni, per me sono due amori che si fondono. Ed è molto bello perché questo capita raramente. In genere sono ambiti eh, colpevolmente distinti. Eh, io ho qui eh, una parte dei libri, quelli che ho letto, immergendomi insomma, nella sua narrazione così, così colorita, così vivace, brillante, spiritosa anche. E quindi, eh, poi li poso tutti quanti perché pesano, ma eh, mi volevo concentrare su questo titolo. Che, che è veramente strano, hm? eh, Proust e il calamaro. Per fortuna il sottotitolo spiega meglio: Storia e scienza del cervello che legge. È un classico ormai. For me, Proust, is the me Proust è l'esempio person della persona che. Ha ha capito meglio cos'è la lettura perché lui diceva che al cuore della lettura noi andiamo oltre oltre la saggezza dell'autore per scoprire so la nostra Proust propria saggezza. Quindi per me Prust è una metafora heart, del cuore della lettura, eh, the la the storia. The però squid, il calamaro goal, non è certamente il minimo, no, no, invece è intelligente il calamaro, però rappresenta la scienza. Nelle neuroscienze, the anni fa, squid, noi abbiamo studiato il calamaro, il suo sistema nervoso, nervoso centrale, per comprendere come il sistema nervoso centrale sistema nervoso funziona quindi uh, ci ha aiutato molto il calamaro però per me il calamaro era anche un'analogia uh, cioè uh, proprio perché avevamo studiato il calamaro per comprendere come funziona il sistema nervoso centrale e il cervello noi abbiamo studiato la lettura per comprendere come il cervello impara qualcosa di nuovo apprende qualcosa di nuovo è veramente un titolo Molto, molto insolito me ne rendo sì, conto. e andava spiegato anche se io preferisco essere yes. Proust che un calamaro, a prescindere. <ride> And I prefer to be both. E io invece preferisco essere entrambi. Perfetto, la lettura profonda comunque ha plasmato, e mm -hmm. lei ce lo ricorda, sembrerebbe ovvio, ma l'abbiamo scordato. La lettura profonda ha plasmato solo 6.000 anni. Di storia dell'umanità e il nostro cervello, ehm, permettendo la formazione di capacità analitiche, di capacità critiche. Eh, oggi viviamo una transizione dall'era eh, tra, tra la cultura letteraria e la cultura digitale. Siamo in pericolo? Siamo in pericolo riguardo a queste capacità analitiche che potrebbero non essere più esercitate? In science nella neuroscienza c'è un'espressione. O usi una cosa o la perdi. E in questo momento like della nostra moment. storia no, è come un momento di transizione. Siamo una a una cerniera. Possiamo rimanere con la cultura letteraria oppure diventare tutti immersi in una cultura, cultura digitale. Io penso it's che sia un errore ragionare in termini di o-o oh, oh, out-out. Perché la stampa ci aiuta a, a, a prendere più tempo per il cervello per processare ad un livello più profondo. Questo è veramente molto importante per le giovani generazioni e anche per la nostra generazione. È importante comprendere questo perché il cervello può lavorare a livello molto basico, avere una semplice capacità, raccogliere le informazioni, però quando poi si legge profondamente il cervello passa più tempo stiamo parlando sempre di mille secondi millisecondi però ci vuole più tempo per fare le analogie tra quello che già sappiamo conosciamo e quello che invece è nuovo e dopodiché facciamo le inferenze cioè le conclusioni che cosa significa questo qual è la verità che c'è dietro questo è molto importante Quali sono i, um, qual è la verità in quello che sto leggendo e quindi se noi facciamo degli schemi molto rapidamente, o peggio, peggio, se siamo bombardati da così tante informazioni, tanto da pensare um, che, uh, pensiamo, um, che quelle informazioni sono tutte vere, allora non utilizziamo la nostra, uh, il nostro cervello critico, l'analisi critica. Sono parti, entrambe molto importanti, l'analisi critica. E uh, in... l'empatia esatto, il, il, la lettura ci rende empatici. E lei usa una citazione dell'amatissimo Proust che dice il miracolo fecondo di una comunicazione in seno alla solitudine. È questa la, la lettura, no? Oggi invece siamo tutti più connessi, e più soli. Proust, was Proust è About stato brillante. A proposito uh, di quello And che un autore said, vuole che acquisisca un lettore, lui dice che il miracolo fecondo è un miracolo. È incredibile, incredibile che qualcuno che non ho mai incontrato eh, eh, consente una comunicazione, accende una com comunicazione con me e eh, genera, crea nuovi pensieri senza che io abbia mai vissuto nella mia solitudine e questa è una cosa straordinaria però c'è qualcosa di molto speciale quando leggiamo per esempio un romanzo è la forma più uh, vicina alla telepatia telepatia cioè di entrare nella coscienza di un'altra persona e questo è quello che può fare la lettura no? ci può dare un percorso per penetrare nella mente e nella il cuore di qualcun altro. Sì, se chiaramente abbiamo una lettura profonda, però possiamo anche non arrivare a questa profondità e questo è il problema della lettura da schermo sui mezzi digitali. Non, non sempre lo facciamo questo. E allora perché bisogna insegnare No, anzi no, perché bisogna leggere libri anche ai bambini molto piccoli che pensiamo non possano capire nulla e perché bisogna leggere su carta? So, I bambini are sono fisici, quindi l'aspetto materiale della stampa scritta, dello stampato, stampato uh, nell'ascoltare la mamma, la nonna uh, che interagisce con questa sua fisicità, dà più sostanza al modo in cui i bambini comprendono. Uh, allora faccio un If esempio proveniente dalla ricerca. Se io uh, leggo child, la stessa storia di un bambino, oppure se la vedono iPad, questa storia sull'iPad o la ascoltano, allora possiamo studiare il loro cervello, my cervello, my cervello come mh, uh, le regioni del linguaggio vengono attivate, le iPad, zone del linguaggio. Per l'iPad c'è uh, uh, cioè il minimo di attivazione quando si ascolta è un, già un po più profondo e invece quando è eh, la mamma e il papà che leggono un libro al bambino eh, c'è l'attivazione maggiore c'è un'interazione tra l'adulto e il bambino e eh, questo eh, è sicuramente molto molto meglio rispetto alla passività ci sono due cose qui da, sott da sottolineare, That appunto, il passivismo e l'iperstimolazione. L'iPad uh, appunto so ti iperstimola tutte queste cose che avvengono allo stesso momento. Quindi per il bambino il libro e il genitore che glielo legge è la cosa migliore per attivare le zone del language linguaggio, language no? Quelle <laughs> a sinistra, le zone eh, connesse legate al linguaggio. Ed è per questo che i suoi libri dovrebbero essere eh, adottati in tutte le scuole e anche in. Le famiglie. Senta, Marianne, lei è un figlio dislessico che è diventato un buon lettore. Come è possibile? Ce lo spiega? La dislessia è un'organizzazione diversa del cervello. Remember, Ricordiamoci 6, uh, che la lettura ha 6.000 anni di età, 000. mentre invece il nostro cervello so ha 50.000 anni. Quindi, noi abbiamo questo cervello che ha bisogno di organizzazioni diverse per la sopravvivenza, che dipende da un'organizzazione diversa so del cervello. Meaning, quindi, prima di leggere, non c'erano problemi, no? Prima che fosse inventata la lettura, il cervello dislessico eh, comunque costruiva una sua architettura. No? Per esempio, Leonardo da Vinci si dice che fosse dislessico, quindi non è che non riescono a leggere o non possono leggere i dislessici, ma il nostro insegnamento può essere sbagliato. Bisogna insegnare come eh, leggere a questi cervelli perché yes. il uh, cervello dislessico riesce really... a leggere? Mio, mio figlio sì legge, ma legge alla mia stessa velocità? No, certamente no. La the the velocità di lettura nella dislessia, dislessia soprattutto, soprattutto nella lingua It italiana, italiana eh, attenzione um, sarà più problematica la lettura per un dislessico in italiano. Ecco perché i dislessici non amano leggere molto. Alcuni sì, ma non tutti. però possono imparare. Il nostro insegnante a Milano, Daniela Trafficante, insegna ai bambini dislessici a leggere. E con dei risultati meravigliosi noi dobbiamo imparare a insegnare ai dislessici a leggere. E questo può essere sicuramente una, uno dei contributi più importanti per la società. Se avessi una macchina del tempo ve lo proverei che Leonardo da Vinci fosse. Um, dislessico non riusciva a imparare Latin. il latino um, no. però um, uh, per, per questa organizzazione diversa del cervello lei conia um, uno slogan in qualche modo TLDL cioè troppo lungo da leggere <ride> e, questo, e questo è il modo con cui spesso no? eh, chiudiamo ogni sforzo particolare e, e, e lo fanno spesso anche i nostri ragazzi eh, oggi si impara e si conosce Molto di più e quasi esclusivamente per immagini: People who, who are so mm, ci sono persone che mm, hanno mm, questa dimestichezza con form, le immagini, non vogliono that's leggere, that's ma non è dislessia questa, è forse un altro <laughs> modo di leggere, ma non è dislessia chi si rifiuta di leggere perché ama più il mondo delle immagini. Volevo dire. Eh, la, la capacità di attenzione e di concentrazione, eh, che sono un portato della lettura profonda, eh, possono aumentare la, la disattenzione, il disordine e quindi anche quelle che sono definite sindrome di iperattività nei nostri bambini. E poi, da grandi, possono aumentare l'assoggezione a qualunque potere, eh, con rischio anche per la nostra libertà e la nostra democrazia? So. Allora, Two big Two. qua ci sono due grosse, First, grossi interrogativi. Innanzitutto, lo schermo digitale uh, iperstimola They i nostri bambini, i nostri figli. Loro non hanno il uh, lobo, inhibit, lobo frontale so che inibisce, quindi vengono costantemente distratti. E questa distrazione a, 20, a volte può essere. Uh, 20-30 volte a venire in un'ora un quindi uh, uh, il problema è che non si concentrano molto questo avrà un effetto sulla lettura sì certamente ci sono due aspetti qui molti bambini dislessici anche loro hanno problemi di attenzione non tutti mh, i due disturbi possono andare insieme però se c'è un problema di attenzione uh, si possono sviluppare problemi di lettura che non non hanno eh, niente because a che vedere con la dislessia, um, però problemi di lettura dovuti a mancanza di attenzione. Question. Poi il discorso It's della democrazia è una seconda questione che è estremamente, estremamente importante. Perché? Perché tutti noi, noi tutti siamo distratti, more more. sempre di all più lo us, siamo, this, noi tutti. You know, Uh, questo discorso Phenomenal. di uh, TLDL yeah, no, no, significa che siamo diventati uh, sempre impatient. più uh, impazienti dal Impazient. punto di vista cognitivo. Impazienti, non abbiamo desire, lo stesso desiderio, la stessa capacità, uh, la stessa to motivazione a immergerci e a entrare nel santuario happens, della lettura. Um, e quindi quando questo avviene, yes, analytic, diventiamo meno analitici, meno empatici, critici, meno empatici, e allora è questa parte qua, questo aspetto qua che minaccia la the democrazia, la mancanza di analisi critica, e la empathy. mancanza di empatia. È questo che alla fine porterà a minacciare anywhere. la democrazia un po' ovunque, un po' ovunque, non in certi paesi sì e altri no, un that's, po' ovunque. That, that, Quindi uh, questa è una grossa preoccupazione. Che dobbiamo avere. E quindi che si fa? <laughs> Io mi concentro su due cose. La conoscenza, la conoscenza per tutti. Of your reading. quindi conoscere lo scopo della propria lettura si può imparare a, a leggere profondamente but anche su mezzo digitale però bisogna chiedersi perché sto enough, leggendo, enough. qual è lo scopo se, se per un'email è superficiale se invece è un, a un a contratto se è un letter, bel I pezzo di letteratura I vi chiedo, volete leggere? Um, uh, profondamente qual è lo scopo della vostra lettura per il mondo degli adulti io al mondo degli adulti chiedo sempre cercate di capire qual è il vostro obiettivo e dovete quindi sapere se va meglio leggere su supporto cartaceo oppure non è necessario. Quindi io, um, io mh, trascorro dieci ore sullo schermo, però per le cose importanti, prima di tutto me le stampo e le leggo da cartaceo, così come scrivo, scrivo. Poi c'è un'altra una parte per rispondere a questa domanda, e questa riguarda veramente i bambini. Dobbiamo imparare a. A, uh, a insegnare ai uh, nostri bambini a leggere profondamente fino a 10-12 anni. Quindi bisogna rallentare e consentire questo processo che è lento. Non bisogna essere uh, impazienti, sapere qual è il santuario, uh, dove si va a trovare questo luogo di pace interiore. Poi i nostri insegnanti devono imparare. Come insegnare a, a leggere profondamente su uno schermo o su un qualunque so, altro dispositivo? Quindi eh, affinché i bambini, ask, anche loro, imparano a yet, farsi questa domanda qual è l'obiettivo, cosa better? mi farà comprendere meglio? Studied, research, e abbiamo degli studi, anche a livello di ricerca, college, che dimostrano che i giovani adulti che sono all'università leggono la stessa cosa sullo schermo. In book. oppure su un libro cartaceo e la differenza è che uh, si trovano meglio sul supporto cartaceo <ride> bisogna bialfabetizzarci tutti e soprattutto i nostri piccoli è, è molto bello che, questi, che queste ricerche che queste analisi Arrivino e anzi siano propugnate in seno alla Chiesa Cattolica e alla sua Pontificia Accademia delle Scienze. Insomma, questa, questa apertura e questa eh, profetica visione anche del domani. Lei, evidentemente, non solo perché ne fa parte, ma anche per la casa editrice in cui pubblica, è credente ed è, è cattolica. È l'ultimo suo libro, infatti. Eh, è molto diverso, è pubblicato solo in italiano ed è un, si chiama Maria Maddalena e Gesù e uno dice anche qui un altro salto da questa neuroscienziata che si occupa di altre cose no? e, è, è dedicato al legame tra, tra, tra questa prima apostola e Gesù eh, noi facciamo parecchia confusione su Maria Maddalena eh, non era affatto una peccatrice penitente So she was one of the only Lay. people. Era tra le rarissime persone menzionate nei quattro um, Vangeli, quelli sinottici, quelli ordinari, quindi mm, è stata mm, uno degli eventi più importanti della vita di Cristo ed è l'unica menzionata nei quattro Vangeli. Però da Papa Gregorio fu confusa perché Papa Gregorio pensava. No, se andate a guardare Mary, il Vangelo uh, secondo Giovanni Maria di Betania è colei che uh, ungeva i piedi di Cristo e uh, Gregorio disse allora questo deve essere il segno che uh, Maria Maddalena fosse una prostituta penitente e, e aveva fatto Papa Gregorio due errori allo stesso tempo perché uh, l'olio uh, era uh, stato versato sui piedi di Cristo da Maria di Be uh, Betania e poi uh, fu usato questo uh, olio per ungere Gesù mistake, prima della morte. Quindi uh, Papa Gregorio ha occasionato But appunto art, una cattiva comprensione uh, dei Vangeli. Però la storia years. per 1500 anni ne ha fatto una prostituta penitente, sempre I con i capelli rossi, vestita in rosso. Cerco di immaginare like me, che cosa m, potesse significare essere Jesus. la compagna di He Gesù. Per due ragioni. Per due ragioni. Io mi trovavo in California: in Covid durante il covid isolated. ed ero completamente Even isolata anche i miei figli non volevano they venire da me perché mi volevano proteggere so per non farmi ammalare e quindi mi trovavo sola and sola sola eppure la mia vita spirituale made my life possible, uh, uh, mi ha consentito di vivere so anche se ero così isolata and da, and da dal mondo e le storie can't queste storie mi sono venute in mente I'm a Io sono una neuroscienziata, mi dicevo, però comunque so, ho una spiritualità e sono una persona amante delle lettere, della letteratura. Quindi direi che I per me non so cosa uh, pensano gli altri, ma per me è stata una grazia ricevere so conforto da questa storia. No? Immaginare che cosa potesse significare essere. Compagna di Cristo, Cristo che era sia umano che divino. E quindi uh, questa è una costruzione uh, dovuta alla mia immaginazione, e la mia fantasia. Però è stato un dono per due ragioni: è stato un dono per me. To give to che poi io ho voluto condividere con gli altri, dare agli altri, e spero di aver portato il conforto e la consolazione che questi pensieri mi hanno, um, mi hanno occasionato. No? E quindi volevo condividere questa consolazione con chi era allettato in ospedale, per esempio. È proprio vero per lei. Eh, quello che scrive un grandissimo scrittore eh, che amiamo e che lei cita, ehm, che è Tolkien, eh, mm. credo che lei sia, il suo lavoro sia dedicato a riaccendere i cuori in un mondo che è diventato gelido, eh? sia con le sue ricerche che con queste meditazioni e immaginazioni spirituali. La ringrazio tantissimo e le chiedo se c'è una musica o un brano che scalda questo cuore, che lo accende. Yes. Sì. Um, I have, COVID, Durante il covid ho cominciato di nuovo a had suonare il pianoforte, forte, come so, quando composer, ero giovane. E ci sono due compositori che mi hanno sorpreso e sono presenti nel mio cuore. Un giovane coreano... I Roma. e il suo pezzo che si chiama Abbraccia la pioggia, che significa abbraccia la tristezza, e poi Jean Sibelius, completamente diverso, il suo brano Romance. È molto brava perché si, è, si, si dedica ad autori molto, molto complessi anche da suonare. Grazie moltissime, Marianne, complimenti di cuore. Thank you. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere per me.